Ciao, benvenuti sul mio canale. Io sono Grazia. Oggi realizzeremo la seconda parte di questo progetto. Questo progetto è un rettangolo tutto chiuso. È stato realizzato con la tecnica crown in 3D. Cubi crown in 3D. Come potete vedere, è un rettangolo tutto chiuso. Nel primo tutorial abbiamo realizzato il triangolo centrale, quello chiuso, e in questo tutorial, che sarebbe il secondo tutorial, realizzeremo questa parte. Il rettangolo centrale è stato realizzato con perline 8-0 e questa parte che realizzeremo oggi, le realizzeremo con cipollotti da 4 mm. Il filo che utilizzeremo è il nylon, che è questo qui. Questo nylon l'ho acquistato da Decathlon, nel reparto dove vendono prodotti per pesca. E mi trovo benissimo, anche come prezzo e come metrature di nylon. Poi occorrerà un ago. Nel primo tutorial abbiamo realizzato il rettangolo. Adesso andiamo a realizzare la parte questa che fa angolo. Per realizzare questa parte siamo usciti con il filo da questa perlina, inseriamo 3 cristalli e entriamo da questa parte. Tiriamo il filo, entriamo con l'ago da questa perlina, tiriamo il filo, inseriamo sull'ago 2 cristalli. E entriamo con l'ago in questo cristallo e in questa perlina, in questo modo. Tiriamo il filo, entriamo con l'ago in questa perlina, tiriamo il filo, inseriamo sull'ago 2 cristalli ed entriamo in questo cristallo e in questa perlina, in questo modo. Tiriamo il filo, entriamo con l'ago in questa perlina e nel cristallo che si trova sopra. Tiriamo il filo e usciamo con il filo da qui sopra. Adesso inseriamo sull'ago un cristallo, inseriamo l'ago in questo cristallo, nella perlina e nel cristallo successivo, in questo modo. Tiriamo il filo. E ci troviamo sopra. Ora dobbiamo andare a stringere questi 4 cristalli. Siamo usciti da questo cristallo, entriamo nel primo e nella seconda perlina. Tiriamo il filo,
Entriamo nel primo e nella seconda perlina, tiriamo il filo, entriamo nel primo e nella seconda perlina, cristallo, scusate, nel primo e nel secondo cristallo, tiriamo il filo e andiamo, continuiamo in questo modo fino a stringere i quattro cristalli. Abbiamo stretto i quattro cristalli, adesso ci troviamo da questa parte. Siamo usciti con il filo da questo cristallo, entriamo nel primo e nella prima perlina, in questo modo. Tiriamo il lavoro, inseriamo sul lago due cristalli e andiamo ad inserire lago in questo cristallo e in questa perlina, in questo modo. Tiriamo il lavoro, ci troviamo da questa parte, ci spostiamo in mezzo, entriamo col lago nella prima perlina, tiriamo il lavoro. Inseriamo due cristalli sul lago, entriamo nel primo cristallo e nella prima perlina successiva, in questo modo. Tiriamo il lavoro, entriamo nella prima perlina e nel cristallo che si trova sopra, in questo modo. Tiriamo il lavoro. E ci troviamo ad uscire con il filo sopra. Adesso inseriamo sul lago un cristallo. Entriamo nel primo cristallo e in questa perlina. Tiriamo il lavoro. Entriamo col lago nel cristallo successivo. Tiriamo il lavoro e ci troviamo sopra. Adesso dobbiamo andare a stringere i quattro cristalli. Entriamo nel primo e nel secondo cristallo. Tiriamo. Entriamo nel primo e nel secondo cristallo. Tiriamo. Continuiamo così fino che i quattro cristalli siano ben stretti. Adesso noi ci troviamo ad uscire da questo cristallo. Dobbiamo andare a realizzare l'angolo che sarebbe questo. Noi abbiamo realizzato questi due, dobbiamo andare a realizzare questo angolo che poi ci porterà a fare l'altra parte del lavoro. Ci troviamo a uscire da questo cristallo. Inseriamo l'ago in questo cristallo e nella perlina successiva. In questo modo. Tiriamo il lavoro. Inseriamo sul lago due cristalli. Entriamo col lago in questo cristallo e nella perlina successiva, in questo modo. Tiriamo il lavoro. Ci troviamo da questa parte, giriamo il lavoro e ci troviamo dall'altra parte. Adesso entriamo col lago
nella perlina successiva, che è questa. Tiriamo il lavoro, inseriamo sull'ago due cristalli. Inseriamo l'ago nel primo cristallo e nella perlina successiva, in questo modo. Adesso entriamo nella perlina successiva e nel cristallo che si trova sopra, in questo modo. Tiriamo il filo, ci troviamo sopra, inseriamo un cristallo sull'ago. Entriamo in questo cristallo, nella perlina e nell'altro cristallo che si trova sopra. Entriamo nel cristallo, nella perlina, in questo modo. Tiriamo il filo. Entriamo con l'ago in questa perlina, scusate, in questo cristallo, in questo modo. Tiriamo un filo e ci troviamo sopra. Adesso dobbiamo andare a stringere i quattro cristalli. Entriamo nel primo e nel secondo cristallo. Nel primo e nel secondo cristallo. Continuiamo così fino a stringere i quattro cristalli. Abbiamo così terminato i primi tre moduli, che sarebbero questi. Che sarebbero 1, 2, questi qua. Adesso dobbiamo andare a realizzare, noi ci troviamo da questa parte qui, adesso dobbiamo andare a realizzare questi qui e vi spiego come. Ci troviamo ad uscire con il filo da questo cristallo, siamo in questa posizione, ci spostiamo da quest'altra posizione, il filo, col filo siamo usciti da questo lato, inseriamo tre cristalli sul filo, sul lago, scusate, e andiamo ad inserire l'ago da questa parte. Così, come potete vedere, abbiamo fatto questo, noi ci inseriamo da questa parte. Tiriamo filo. Siamo usciti da questo cristallo. Entriamo con l'ago dal cristallo successivo. Tiriamo il lavoro. Inseriamo sull'ago due cristalli e entriamo con l'ago in questo cristallo e nella prossima perlina. In questo modo. Tiriamo il lavoro. Noi adesso siamo usciti da questo cristallo. Andiamo ad inserire l'ago in questa perlina. Tiriamo il lavoro. Inseriamo sull'ago due cristalli. Entriamo nel primo cristallo e nella perlina successiva. In questo modo. Tiriamo il lavoro. Adesso entriamo con l'ago nel cristallo successivo.
Tiriamo il lavoro. Entriamo con l'ago nel cristallo successivo. Tiriamo il lavoro e ci troviamo ad uscire sopra. Inseriamo un cristallo sull'ago. Entriamo nel primo e nel secondo cristallo. Tiriamo il lavoro. Entriamo nel cristallo che si trova sopra. Tiriamo il lavoro. E ci troviamo sopra. Adesso dobbiamo andare a stringere i quattro cristalli. Entriamo nel primo e nel secondo. Entriamo nel primo e nel secondo cristallo. Entriamo nel primo e nel secondo cristallo. Continuiamo in questo modo fino a stringere i quattro cristalli. In questo modo abbiamo così eseguito questo e abbiamo iniziato l'angolo. Abbiamo eseguito questo angolo, adesso dobbiamo andare a terminare questi moduli qua. Continuiamo, inseriamo l'ago nel primo cristallo e nella prima perlina. Tiriamo il lavoro, inseriamo sull'ago due cristalli, entriamo con l'ago nel primo cristallo e nella prima perlina, in questo modo, tiriamo il lavoro. Ci troviamo da questa parte, adesso ci spostiamo da quest'altra, andiamo ad inserire l'ago in questa perlina che si trova accanto al cristallo, tiriamo il lavoro, inseriamo sull'ago due cristalli, entriamo in questo cristallo. E nella perlina successiva in questo modo tiriamo il lavoro, entriamo con l'ago nella perlina successiva e nel cristallo in questo modo tiriamo il lavoro. Ora ci troviamo a uscire sopra, inseriamo sull'ago un cristallo, entriamo nel primo cristallo e nella perlina successiva, in questo modo. Tiriamo il lavoro, entriamo con l'ago nel cristallo successivo, tiriamo il lavoro. E ci troviamo sopra. Adesso dobbiamo andare a stringere i quattro cristalli. Entriamo nel primo e nel secondo cristallo. Tiriamo il lavoro nel primo e nel secondo cristallo. Tiriamo il lavoro e continuiamo così fino a stringere i nostri quattro cristalli.
E dobbiamo proseguire in questo modo fino ad arrivare in fondo al lavoro. Come potete vedere, noi ci troviamo al secondo, dobbiamo realizzare gli altri fino ad arrivare in fondo. Abbiamo così terminato il nostro lavoro, abbiamo eseguito i moduli, questi, vi ho mostrato come eseguire il modulo facendo l'angolo e proseguendo fino in fondo. Questo è il tutorial di oggi. Vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!